severi eccetera, però credo che sia anche una cosa scientificamente appurata, che sia nella vita di tutti i giorni o nelle serate di tutti i giorni tra gli amici, che nel lavoro, soprattutto sul palco davanti alle telecamere, qualsiasi mezzo alcolico porta in un primo momento certamente a essere un po' più disinibiti, ma è un'illusione, nel senso che dopo un po' questa cosa straborda e subisci un effetto esattamente contrario. Allora, non è vero che la droga e l'alcol fanno schifo subito, no? Perché se facessero schifo subito nessuno la proverebbe. Dopo la prima volta o la prima mezza volta la pianteresti lì. Ecco, però in una società in cui è sempre più difficile comunicare, diventa anche sempre più richiesto un qualcosa che ti aiuti, no? Ad aver coraggio nel trasmettere delle cose fisicamente. Se uno è talmente equilibrato da riuscire a farne un uso non scriteriato, anche un piccolo utilizzo dell'alcol può anche essere una cosa accettabile. Il problema è che difficilmente, soprattutto in certi periodi della vita, l'adolescenza per esempio, trovare un equilibrio in queste cose qui è difficilissimo. In realtà è un aperitivo che nasce proprio con questo scopo qua, proprio per diluire il vino sostanzialmente, per abbassare la gradazione alcolica. Quindi in realtà già inconsciamente probabilmente i più grandi bevitori italiani, cioè i veneti, quando hanno inventato lo spritz già si ponevano questo problema. Ma qua, insomma, di limitare gli effetti dell'alcol. Noi stiamo registrando adesso Zeli e un comico ieri ha fatto un pezzo di ex compagni di classe che si trovano in una discoteca completamente sballati, e a un certo punto ha detto una cosa, chiamandola con un nome inglese, che sarebbe la vodka nell'occhio. E ragazzi, siccome sanno che l'alcol le fa incazzare di brutto, stanno 24-40 ore senza mangiare nulla per arrivare la sabato sera in discoteca completamente in grado di poter consumare un po' più di alcol senza iniziare. Io bevo normalmente da sempre, anche prima del normale, perché avevamo una specie di punto di incontro, un luogo proprio, che era un bar, in cui c'era un signore che ci ha praticamente fatto scoprire gli aperitivi, cocktail, ma negli anni 60 che non si usavano, cioè almeno la birra, ma non certo il cocktail. Bere in eccesso è sicuramente qualcosa che ti toglie. Una cosa che ti dà un vantaggio diventa immediatamente uno svantaggio se il mio fisico non tollera l'alcol. Veramente, ho bevuto due martini da vigilia dell'ultimo dell'anno e ho tentato di dirottare un ascensore su cura. Il discorso è che solitamente la comicità si esprime sulla diversità, cioè cosa fa ridere la gente, quelli diversi. Quelli che sono diversi dal normale, la normalità o la non normalità rispetto ai canoni che decidiamo noi in maggioranza, cioè le minoranze fanno sempre ridere, i neri, i gay, e tra tutte queste cose qui ci sono anche gli ubriachi, no? Ora mi domando però a questo punto, il problema è che non so più se sono una minoranza, quindi mi chiedo. Forse a noi fa comodo pensare che siamo sempre la minoranza, ma ormai no. Ma noi uomini e voi donne siamo attentissimi al nostro corpo. Ci piace essere più perfetti, più precisi possibile. Quindi uno dei motivi che mi ha fatto diminuire l'alcol è l'aver smesso di fumare. Se noi ci piacciamo, ci vogliamo piacere, questi due sono due aspetti. Da un lato ci fa sentire forse più sicuri di noi, perché bicchiere in mano, come si diceva, o la sigaretta,
però veramente ci peggiorano fisicamente. Io sono ringiovanito di 20 anni, no, detto, non è vero? Negli anni 80 io a Firenze vedevo degli stranieri che il sabato sera si compravano 3-4 casse di birra e si chiudevano in una stanza a ubriacarsi. Quindi abbiamo una differenza. Sarebbe bello se fosse. La differenza è sicuramente culturale, però, no? Cioè, nel senso che è evidente che i popoli nordici sono più sensibili all'alcol dei popoli mediterranei. Se tu vai in Svezia o in Danimarca o in Norvegia, rimani impressionato da come vivono, ma anche in Inghilterra. È vero quello che dice Gino, però è anche vero che l'Italia negli ultimi anni ha fatto un bel brutto salto verso l'alcol, di un utilizzo più alto dei superalcolici e delle birre rispetto al vino. Quando vedo bere vino mi sento meglio che quando vedo volare 5 cocktail, perché c'è molta differenza ovviamente. Siccome ho guardato un po' la vostra storia, avete iniziato un po' col cabaret, le prime cose fatte, che rapporto ci può essere con la comicità e l'alcol? Il cabaret, la sua storia e struttura, sia quello mitteleuropeo che quello italiano e mediterraneo, nasce con i tavolini in un rapporto molto diretto tra pubblico e artista. Il tavolino richiede due cose, o il mangiare o il bere. Solitamente i cabaret più seri prediligono il bere sul mangiare. Fare spettacolo con uno che è lì con la forchetta, quella bistecca, non è piacevolissimo. Il bere, appunto, c'è bere e bere. Allora, la cosa che mi viene più facile sull'inizio della tua domanda è come evitare questa roba, facendo pagare carissimi. Quando noi facevamo cabaret, non ho capito se erano ubriachi o se erano pieni di altre sostanze. In un locale a Parma, ma soprattutto qui in un cabaret di Milano, abbiamo incominciato a fare spettacoli e accorgerci che il pubblico era fuori di testa. Quando ricevi delle reazioni, delle risate fuori tempo, cioè la battuta è una roba matematica, sai benissimo quelle che funzionano al 100%, al 30%, al 50%, cioè. Se tu vedi che sfasato magari di 3 secondi funzionano tutte al 100% o funzionano tutte a zero, c'è qualcosa che non quadra. Quando abbiamo visto che l'aria che tirava era quella, abbiamo detto: signori, chiuso il discorso, e abbiamo chiuso il gruppo, il famoso gruppo dei Bacchi da Sera. Si faceva lo spettacolo, poi si tirava giù, a Milano si dice la Claire, la sala cinesca, e dentro nella osteria delle dame Guccini apriva una bottiglia di vino, si beveva e lui ci faceva le osterie di fuori porta. Un anno prima di inciderle io ho sentito l'osteria di fuori porta fatta da Guccini e andavo dai miei amici dicendo: Guccini, c'è una figata di cantore, e tutti dicevano: ma va, ma l'avrebbe già inciso. Queste cose qui erano dei grandi piacere. Il clima che si respirava, grazie anche all'alcol che circolava, eccetera, non ci piaceva più e abbiamo smesso di fare questo tipo di esperienza. Poi anni dopo abbiamo ripreso solo io e Gino invece a fare autori comici e a lavorare da dietro le quinte e non davanti a qualcuno. Comunque siete presenti mentre abbiamo fatto lo spettacolo o non scrivete soltanto i testi e poi... Ormai non scriviamo praticamente più, in una parola, dei capi progetto. Quindi avete visto un po' il cambiamento del pubblico del cabaret dagli anni 70? Cambiamento adesso, del pubblico, cioè... sì, perché quando abbiamo aperto Zelig, quindi 25 anni fa, anzi di più, il cabaret milanese si è trasferito dal Derby, che era il luogo storico del cabaret milanese, allo Zelig, per motivi casuali, nel senso che il Derby stava chiudendo, però lì le abitudini sono completamente cambiate, perché mentre il Derby era sostanzialmente un night, finiva la programmazione all'alba alle 4 del mattino, e questa tipologia di pubblico ovviamente generava una serie di bisogni, tra i quali l'alcol, e questo genere di abitudini si è completamente sradicato invece con l'apertura di Zelig, perché Zelig invece è diventato quasi un locale per impiegati, nel senso che inizia la programmazione alle 9:30 di sera come un cinema e a mezzanotte è praticamente tutto finito. È proprio cambiata la cultura. Noi volevamo riportare il cabaret alla gente, non alla gente della notte, ma alla gente normale. Avere un pubblico di studenti e lavoratori, impiegati, giovani. Questo spostamento dell'orario in avanti fino all'alba
secondo me non è casuale, c'è un'industria molto precisa, che è quella del consumo che va oltre il ballo, delle sostanze che ti fanno stare alzati e svegli, che obbliga a fare questo genere di scelte di orari. La società di oggi, senza alcol, tu te la sapresti immaginare? No, lì, no, quindi... non mi saprei immaginare una società senza sballo, funzionare a chi vuole che la società sia così. Il problema non è appunto di avere una società proibizionista, ma di avere una società consapevole. Soprattutto le nuove generazioni non hanno una società che gli proponga dei valori di accesso facile e positivi, per cui sono più propensi a prendere delle scorciatoie per comunicare, per stare insieme, eccetera. Io mi godo tantissimo la sera, però io torno a casa all'una. Ci siamo ritrovati tante sere a dire: che si fa? Beh, o c'è la discoteca o finisci nel pub. Siamo passati da quello che era il bere durante il cabaret oppure durante lo spettacolo al bere perché tanto non c'è nient'altro da fare, andiamo lì e costa poco. Condivido sul fatto che non ci sia tanta scelta, non condivido il fatto che sia una caratteristica della vostra generazione. Un conto è se parliamo di lavoro, opportunità, un conto è se entriamo nella sfera invece del tempo libero, diciamo così. Io mi ricordo quando avevo 20 anni, non è che noi avessimo molto più di voi dal punto di vista, non so, ma solo della comunicazione, dell'informazione, dei contatti. Stavamo delle ore davanti a un cinema, allora c'erano ancora le prime visioni, le seconde visioni, le terze visioni e facevamo così. È quello che secondo me manca, quello che era il culto di stare nel posto semplice, a divertirsi senza il bisogno del superalcolico o della droga che sia. Non sai come si dice a Milano, te sei proprio una brava tosa.